Sport Veneto in festa, un appuntamento che ha impreziosito lo splendido e suggestivo scenario del maestoso Teatro Olimpico di Vicenza, che ha accolto atleti, dirigenti e presidenti regionali di federazione per la cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI. Stelle d'oro al merito sportivo, stelle d'argento andate per dirigenti e associazioni, ma anche palme d'argento al merito tecnico e al valore atletico, così come quelle d'oro. Assegnati anche i leoni d'argento andati agli atleti under 20 sul podio e alle squadre campioni d'Italia 2015, così come il riconoscimento alla carriera per il giornalista Gianfranco Natoli, testimone dello Sport Veneto che di recente ha pubblicato il volume I ragazzi di Brema, ritirato dal collega Gianni Biasetto del Mattino di Padova. Certamente era l'occasione non solo di premiare grandissimi campioni e dirigenti che hanno reso grande lo sport Veneto, ma di parlare anche di sport. Io ritengo che sono bellissime le premiazioni, però bisogna dargli anche dei contenuti per il futuro e la presenza di deputati, senatori, assessori della regione hanno contribuito a parlare dei problemi che in questo momento ha lo sport. Lo sport non può essere dimenticato, è un elemento indispensabile per far crescere una nazione sana, deve dare quindi la possibilità alle istituzioni di avere nuove risorse, di trattare lo sport come elemento che porta benessere fisico, che fa risparmiare la sanità, che porta economia, che fa crescere anche i ragazzi, se si fa nella scuola veramente uno sport in maniera seria, li fa crescere senza quelle deviazioni pericolose che c'è attualmente nella società civile che abbiamo. Una cerimonia iniziata dal vulcanico presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, affiancato dall'assessore allo sport di Vicenza Umberto Nicolai, dell'assessore regionale Cristiano Corazzari e da Roberto Fabricini, segretario generale del CONI Romano. Prima medaglia assegnata, ovvero la stella d'oro al merito sportivo, è andata a Gabriele Pieloni del CONI Padova, per 40 anni dirigente sportivo e membro di giunta del CONI provinciale. Poi via via le stelle d'argento al merito sportivo, a partire da Adone Agostini, della Federazione Pallacanestro, ad Adriano Bilato della Federazione Pallavolo, a Giancarlo Mazzoleni Ferracini della Federazione Sport Ghiaccio, a Gaudino Pedalino della Federazione Tennis, a Gianpietro Vascellari della Federazione Arti Marziali e al padovano Fiorenzo Zanella dell'Associazione Atleti Olimpici Azzurri d'Italia. Bisognerebbe che la politica superasse lo sport e legiferasse in funzione di quello che è un movimento grandissimo. Lo sport, l'hanno detto, di 30 anni fa è completamente diverso, bisogna che ci adeguiamo. La gente, tutta la gente fa sport, vecchi, giovani, campioni, quindi cerchiamo di stare al passo coi tempi. Vicenza protagonista. Sì, sicuramente Vicenza l'ha voluto essere, siamo candidati a città europea. Parlare di sport in questo modo, con questa grande qualità, vuol dire dare un messaggio a tutti. La stella d'oro al merito sportivo è stata assegnata alla società Pedale Scaligero di Verona. La palma d'argento al merito tecnico ha premiato Stefano Carrer di Venezia per il tiro con l'arco e Mario Penariolla di Treviso per i ciclisti. Numerosissime le medaglie d'argento assegnate. Tra le medaglie d'oro al valore atletico ricordiamo Daniel Morandin, campione mondiale di pattinaggio artistico, ritirata dal padre Sandro. Per sport e solidarietà alla memoria, il leone d'argento è stato assegnato ad Angelo Ferro, recentemente scomparso, ritirata dal figlio. Il premio alla memoria del compianto Paolo Carraro è andato a Claudio Dalla Palma, docente di educazione fisica. Con la medaglia d'argento al valore atletico, premiatissima anche Beba, ovvero Beatrice Maria Vio, campionessa europea paralimpica di Fioretto. A Stefano Edel, corrispondente Rai e Mattino di Padova, è stato assegnato l'ambizioso e meritato premio il giornalista sportivo dell'anno. Un pomeriggio per celebrare quello che è un grande movimento sportivo Veneto, un movimento che conta più di 400.000 praticanti nella nostra regione, il 10% di quello che è il quantitativo nazionale, quindi veramente uno sport che in Veneto è protagonista per il grande elemento di volontariato, tante associazioni, tante società, tante federazioni, un movimento che è leader a livello nazionale. Premiati infine gli atleti under 20 saliti sul podio e le squadre campioni d'Italia, il Valsugana Rugby Padova, il Plebiscito Pallanuoto Femminile, il Famila Basket Schio, il Calcio Femminile Verona e il Bussolengo Softball, in un crescendo di applausi.